Lorenzo, siamo arrivati possiamo dire, al momento clou della puntata perché il lunedì si apre con un nuovo coro. Sì, lunedì Federico, un nuovo coro, un nuovo percorso. Io e Mario Giacchetta siamo arrivati in quel di Torricella Peligna, lì vicino c'è lo splendido borgo, la Rocca di Rocca Scalegna, appunto, per conoscere l'Associazione Culturale Antiche Cantate della maestra Annunziata Picciotti. È stata una bella emozione perché questo coro è attivo da pochissimo. Eppure il livello artistico è molto alto, quindi complimenti davvero a loro e scoprirete, scopriremo insieme un fisarmonicista che non ha mai studiato musica, diciamo che ha Quindi a fatto orecchio. quasi tutto a orecchio, eppure con la fisarmonica sulle gambe ci ha meravigliati tutti, quindi davvero complimenti a loro, percorso iniziato da pochissimi anni. Poi nel mezzo ovviamente c'è stata anche la pausa Covid, ma secondo me, ripeto, hanno già raggiunto dei buoni livelli e chissà se ritroveremo anche questo gruppo Canoro anche nel futuro progetto che stiamo mettendo in piedi da qui a qualche mese. Quindi incrociamo le dita e complimenti ancora a Antiche Cantate e al maestro Picciotti per questa bellissima settimana che sta per partire. Eccoci qui insieme a Paolo Bernabei per un nuovo percorso, un'altra settimana con i cori d'Abruzzo. Oggi qualche chilometro, Paolo, l'abbiamo fatto, Oggi l'abbiamo fatto e stiamo anche a un'altitudine considerevole in montagna. Siamo a Torricella Peligna a incontrare il coro Antiche Cantate. Antiche Cantate è un coro che è nato 6 anni fa per volere di un sindaco di quel tempo. E diciamo con 6 anni è un coro giovane, però si è fatto strada. Siamo in questa bellissima location, non ci dimentichiamo che Torricella Peligna ha dato i natali a Ettore Troilo, John Fante, Vincenzo Bellini, per cui una cittadina che ha anche una sua storia. E ha questo coro che rappresenta degnamente la comunità con anche un po' di ricerca, perché fanno canti ricercati proprio nel territorio. Mi hanno detto che c'è un canto del 1920, anche di autori, insomma, difficile da trovare, perché nella tradizione popolare molte volte si canticchia una canzone e non si sa chi è l'autore. Loro hanno fatto proprio una ricerca su questo. Li dobbiamo ringraziare perché la ricerca non la fanno tutti i gruppi.
la fanno pochi gruppi e molte volte noi veniamo a conoscenza di alcuni brani con alcuni diciamo compositori oppure parolieri, come li vogliamo chiamare, proprio per questa ricerca. Allora voglio ringraziare questo fantastico gruppo di Torricella Peligna, Antiche Cantate. E allora, a proposito di John Fante, entriamo nella mediateca proprio di Torricella Peligna dedicata a John Fante, andremo a conoscere ovviamente l'amministrazione comunale, una chiacchierata con il direttore, una chiacchierata con i membri e poi soprattutto ascolteremo i loro meravigliosi pezzi ripresi dal nostro Mario Giacchetta. Ci vediamo dopo. Niente palazzo, niente di adoro.
Eccoci qui, amiche ed amici di pomeriggio. Io ringrazio Carmine Ficca, primo cittadino di Torricella Peligna, perché ci ha accolti con enorme calore e soprattutto in un locale straordinario. Davvero complimenti. Mediateca, biblioteca, uno spazio regalato, donato a tutta la cittadinanza, sindaco. Sì, benvenuti a tutti, allo staff di Rete 8. È un grande piacere ospitarvi qui a Torricella Peligna presso la Mediateca John Fante, appunto dedicata allo scrittore italo-americano appunto a cui Torricella ha dato i natali, al padre, quindi John Fante. È un piacere ospitare la vostra trasmissione qui a Torricella Peligna, soprattutto perché andate a valorizzare un gruppo a cui teniamo tanto, un gruppo folk che ha avuto negli anni, diciamo accentrato negli anni, degli obiettivi importanti, obiettivi che sono quelli di andare a valorizzare la tradizione canora di Torricella Peligna e del nostro territorio, allo stesso tempo di mettere insieme le nostre persone più anziane ma anche giovani per tenere in vita e trasmettere alle nuove generazioni le canzoni del nostro paese. E le tradizioni, sindaco, la storia soprattutto. Le chiedo, di solito è una domanda che faccio alla fine, un'osservazione, una curiosità, la voglio bruciare all'inizio. Il comune di Torricella Peligna, nella figura del sindaco, dell'amministrazione, della giunta, di tutto il consiglio, quanto, tra virgolette, mi passi il termine, spende a livello culturale e in termini di associazioni, di movimento, appunto, che dà la spinta necessaria per tramandare non solo le tradizioni ma anche il nome del comune stesso oltre confine, oltre a quelli che sono i territori comunali? Allora, noi l'iniziativa del coro nasce proprio all'interno del centro diurno anziani del comune di Torricella Peligna, appunto per cercare di valorizzare le tradizioni canore culturali e di socializzazione, perché in un piccolo paese montano che nasce e sorge a 901 metri sul livello del mare è molto molto importante. È complicato soprattutto. È molto complicato, ma allo stesso tempo è molto importante far sì che si respiri sempre di più il senso di comunità. Allo stesso tempo il comune di Torricella Peligna da diversi anni porta avanti una manifestazione molto importante, che nel corso degli anni è diventata molto importante, che è appunto il John Fante Festival. È un festival letterario dedicato appunto alla figura di John Fante, ma che in realtà mira a valorizzare l'intercultura, a fare in modo che in un piccolo paese di poco più di 1000 anime ci sia la possibilità di parlare di cultura, di parlare di, quindi, di tematiche di rilievo nazionali e internazionali. Grazie.
immagini del nostro Mario Giacchetta, abbiamo fatto volare il nostro drone per osservare dall'alto questo centro dell'entroterra che, come tutti i centri dell'entroterra, subisce uno spopolamento, subisce una situazione economica complicata. Allora le chiedo, e forse questa è la domanda più complicata e difficile, basta saper socializzare, basta finanziare quelle associazioni che portano avanti il nome di Torricella Perigna, sindaco, oppure c'è bisogno di uno sforzo ulteriore, non solo vostro immagino, ma anche di enti sovracomunali? Ma assolutamente, gli sforzi che l'ente comunale porta, che sostiene, sono tanti, importanti. Noi nel corso degli ultimi anni abbiamo aperto un asilo nido comunale appunto per cercare di colmare quel gap di servizi che esistono nel nostro territorio. È chiaro che occorre lavorare tanto con le altre istituzioni affinché vengano, diciamo, in un certo senso risolte delle problematiche che tutte le zone interne hanno, problematiche che riguardano appunto i servizi sanitari di base, le infrastrutture, la detassazione delle attività commerciali. Io aggiungo gli impianti sportivi, ma questa è deformazione professionale anche. Sugli impianti sportivi stiamo lavorando tanto, tant'è che abbiamo avuto l'opportunità di avere un importante finanziamento di Sport e Periferie che ci permetterà, insieme ad un altro del Ministero dell'Interno, che ci permetterà di avere tra un po' di tempo, insomma il tempo appunto necessario per eseguire i lavori, un impianto sportivo rinnovato, rifunzionalizzato, ecco. Benissimo, l'ultima, e forse davvero questa è la più complicata, se canta e soprattutto se sa cantare il primo cittadino di Torricella Peligna. Allora, non so se so cantare, però piace tanto, me piace tanto cantare, ho degli autori a cui sono molto molto affezionato e che in diverse occasioni cerchiamo di in un certo senso imitare. Benissimo, poi se canta male nessuno le porterà in consiglio la sfiducia, questo è poco ma sicuro, sindaco. Lo spero. Ecco, lo spero. Assolutamente. Buona salute l'amministrazione? Sì, assolutamente. Benissimo, sì. E questa è una buona notizia. Grazie a Carmine Ficca, sindaco di Torricella Peligna, che forse tra qualche mese o qualche anno, quando torneremo, avrà, mi passi il termine anche qui, imparato ancora di più a cantare. Forse lo vedremo sul palco insieme a questo meraviglioso coro che sta allietando la settimana di Rete 8. Non cambiate canale, lo dico sempre, buttate il telecomando, lo riprenderete tra qualche ora dopo aver ascoltato nella sua interezza l'esibizione del coro di Torricella Peligna. Ci vediamo dopo.